in bilico, tra santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia d'equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Ebbene sì, tribù rossonera, tribù di gente vera, buona domenica 2 de abril 2023 a todos el mundo. Buongiorno, la carica ormai è arrivata a un punto talmente alto che oggi voglio cantare questa canzone famosa, tra l'altro, dei Negramaro in bilico, ma non per il nostro Milan, perché il Milan non è in bilico, il Milan anzi è ben appeso al carro, tanto della Champions da un lato che dell'altra Champions dall'altro, a differenza di qualcuno che spiazze Inzaghi in bilico. Apre così stamattina la Gazzetta dello Sport: disfatta l'Inter KO a San Siro con la Fiorentina. E allora il nostro amico Buzzurro ritorna in voga. Uè, zio, è già la decima sconfitta, ma dove cazzo vogliamo andare con questo allenatore? Inzaghi out, Inzaghi out, Inzaghi out. Allora, caro Buzzurro, ascolta una cosa. Io la partita ieri l'ho vista e sono sincero e onesto, ma se tu fai 7-8 palle gol che pure con la punta del K la puoi mettere dentro, un Lukaku che anche con uno starnuto la mette in porta quando gioca con la maglia del Belgio e poi quando mette quella maglia va in imbarazzo, cioè comincia a diventare timido e non riesce a fare gol neanche da 10 centimetri, cioè in questo caso, e non perché io lo voglia difendere, semplicemente per il fatto di dire le cose come stanno, cioè se non segni quei gol, che colpa ha Inzaghi? Allora, al di là di tutti gli errori che possa aver fatto durante la partita, 63 minuti di Correa senza Lautaro, senza Zego, un Lukaku che chissà che cacchio doveva fare, doveva sfondare tutto dopo il Belgio, invece era lì un fantasma, in bilico appeso proprio. Che colpa ha Inzaghi in questo caso? Quindi bisogna essere obiettivi. Però c'è già l'ultimatum del club. Malotta, Malotta, secondo te noi cosa fare con Inzaghi? Fallo giocare ancora contro Juve, contro Salernitana, contro Benfica? Sì, Benfica, so io la Benfica che gli darei a quello. Ci sta discutendo probabilmente anche di questa annata veramente out da parte dell'Inter, però ci sono dei problemi strutturali che, a differenza del Milan, sono legati da un non progetto. Giocatori che andranno in scadenza a giugno, ben 13, e un allenatore che è mediocre, cioè un allenatore che può allenare nella Lazio, ma a certi livelli non vi dovete neanche lamentare. A differenza invece del nostro caro Stefano Pioli, dove il nostro carissimo, mi consente, Silviuccio ha rilasciato un'intervista proprio alla Rosea, che di domenica diventa praticamente, non è torinese, perché a Torino ormai ieri si sono esaltati con Kin, ma non Ken, Ken il guerriero, Kin, cioè festa Juve, sono contenti, hanno vinto, però adesso poi gli daranno un'altra mazzata di penalizzazione, così come sono lì sul tetto ritornano un'altra volta giù nella cantina. E dunque a rieccola anche il Corriere dello Sport, la Juve stende il Verona di con Kin, meno 6 dal terzo posto, l'Inter sprofonda, 10 KO, Fiorentina da urlo, però in alto dobbiamo fare gli applausi a un milanista, ossia Fanta Sinner, che oggi alle 7 agli ATP Miami 2023 si gioca la finale contro il russo Medvedev. E ieri grande trionfo contro Alcaraz, ha saputo recuperare un primo set a 6-7 e le ha vinti gli altri due, se non sbaglio 6-4, 6-2, veramente incredibile.
una partita da fantascienza con degli scambi allucinanti. E stasera il nostro caro Sinner, tifoso rossonero, alle 7 si giocherà il titolo dell'ATP Miami. E dunque Silviuccio nostro che ha detto alla Gazzetta dello Sport le sfide con il Napoli, e lui dice: tanti ricordi, tante emozioni, su tutte mi commuovo ancora a pensare all'applauso del meraviglioso pubblico di Napoli che ci tributò a fine partita, una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. E magari quando sei a De Laurentiis puoi anche comprarlo il Napoli, no? Già che ci sei, vai a fare anche il presidente lì. Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso inarrivabile Gullit, due realizzatori straordinari come Pietro Paolo Virdis e Marco Van Basten, ma anche un meraviglioso gol di Diego Armando Maradona su punizione, uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare. Ricordiamoci che quella partita il Milan vinse al San Paolo, quando si chiamava ancora San Paolo, 3-2 contro il Napoli, veramente scudettato, una squadra forte con Diego Armando Maradona, poi se non sbaglio c'era Careca, c'era Lemao, era una squadra fortissima. Però in quell'anno che il Milan vinse quello scudetto c'era anche l'alone di un possibile camorra che in un modo o nell'altro era andata contro il Napoli, tant'è vero che un Napoli che aveva fatto un campionato stratosferico, le ultime 5 partite fece un solo punto in quel di Verona, quindi il Maradona era sempre acciaccato, giocava e non giocava, era una situazione un po' strana. E poi dopo 2 anni si è ripetuto uno stesso scandalo, una forma diversa, con la famosa monetina a Bergamo su Alemão, che poi diede quei punti che il Napoli a Verona, lo scempio con il grandissimo figlio dello Bello, che ci fece perdere una partita clamorosa in quel di Verona 2-1 e perdemmo quello scudetto. Quindi diciamo che in un modo o nell'altro da cosa si era pareggiata. Poi sul confronto tra Leao e Kvaratskhelia dice: due grandissimi giocatori che hanno caratteristiche diverse, forse Kvara è un giocatore più completo, però Leao è più da Milan, ha uno stile di gioco che nei momenti migliori mi ricorda i più grandi del nostro Milan. E su Pioli sentite cosa dice il buon Silviuccio: devo fare una premessa, io sono sempre stato un tifoso del Milan e lo ribadisco, perché c'è qualche interista youtuber che sta mettendo in giro la voce che lui fosse un interista, che dice: per mezzo di un interista voi avete vinto quello che aveva vinto. Ma anche fosse, avete visto, cioè poi una volta che entri in quella società ti trasformi, diventi un grande, perché quando poi ti metti questi colori e ti togli quei coloracci d'addosso c'è il trionfo, no? Quindi grande, grande, grande. E dunque dice: ovviamente sono sempre un tifoso del Milan, guardo le vicende dei rossoneri con grande partecipazione, ma sono anche l'ex presidente del Milan e oggi il presidente di un'altra squadra di Serie A. Non sono dunque in condizione di dare consigli di questo genere, anche per rispetto dell'attuale proprietà. Posso solo dire, con molta stima di Pioli, è che quella del Milan è davvero una stagione strana, un po' a fasi alterne. Il Milan ha giocato le partite bellissime, ma ha avuto cedimenti inspiegabili. E su Zlatan Ibrahimovic che cosa dice? Visto che c'erano state anche delle voci che lo accostavano già l'anno prossimo nel Monza, dice: è un grande campione, ha un carattere e una forza mentale che sono inarrivabili. So che ha anche tanta voglia di giocare, solo lui può decidere fino a quando. Penso che la sua personalità sia importantissima in campo e nello spogliatoio. Per il futuro io sono sicuro che nel mondo del calcio continuerà a ricoprire ruoli importanti, ha l'intelligenza e il carisma necessario per riuscire bene qualunque cosa decida di fare. Il suo know-how sarà prezioso come allenatore o come dirigente. Cribbio, mi consenta, e questo lo aggiungo io. E dunque Silviuccio, parole al miele per il nostro Milan che questa sera incontrerà il Napoli dei record. Davvero un Napoli che quest'anno sta facendo faville, un Napoli che anche senza Osimhen presenterà una formazione di tutto rispetto, con il Ciolito Simeone che occuperà quella posizione lasciata proprio da Osimhen,
Il Milan, da parte sua, stasera andrà a dar battaglia. Infatti sembra che giocherà e tornerà alla difesa a 4, già come si ventilava da qualche giorno, con un Calabria a destra, Chiaer che vince il ballottaggio con Chaou in mezzo insieme a Tomori, a sinistra Cavallo Pazzo, Theo Hernandez, davanti alla difesa ci saranno Isma Bennacer e Sandrino Nostro Donali, come punta ovviamente torna Oliviero Lo Sparviero, c'è Giroud, e a destra ci dovrebbe essere la novità proprio di Diaz, che comincerà dalla destra al posto di Selemakers. Come trequartista il posto dovrebbe essere occupato da Rade Krunic, che ha fatto due gol veramente incredibili anche con la Bosnia nello scorso fine settimana, e a sinistra, con la licenza di uccidere, ci sarà, speriamo, Rafa Leao on fire. E poi c'è stato anche diciamo una sfida che vede le due proprietà tra Gerry Cardinale e Aurelio Diverso, se voglio dire gemelli diversi, prima Negramaro, adesso i gemelli diversi, Gerry Cardinale e Aurelio De Laurentiis. Secondo la Gazzetta dello Sport, praticamente è una sfida anche tra due proprietà a confronto, che sicuramente in questo momento chi in un modo, da un punto di vista più amaragano, e chi un napolitano, una maniera più, diciamo, da scugnizzo, fatta e con grande merito anche da Aurelio De Laurentiis, che ha preso una squadra dalla Serie C e portarla a questi livelli, che è entrata nella storia per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League. Ovviamente sarà uno scontro anche ad alti vertici. Tra l'altro il Corriere dello Sport parla proprio di un Napoli-Milan mondiale, saranno collegati centinaia di televisioni da ogni parte del pianeta per vedere questo grande big match, che in questo momento proprio rievoca i fasti di quei big match Napoli-Milan degli anni 80. Io, da parte mia, stasera immagino che sentiremo cantare solo lo spicchietto di tifosi milanisti al seguito, visto che, come detto anche ieri in live, c'è stato un comunicato da parte delle due curve del Napoli, che stasera faranno silenzio. Non ci sarà tifo per protestare contro il caro prezzi della partita di ritorno di Champions, che si giocherà il 18 aprile proprio al Diego Armando Maradona. E quindi non lo so in questo momento dell'anno se valeva la pena, per una squadra che ha più di 20 punti, che ormai ha lo scudetto in tasca e ancora aperto il sogno Champions, fare una, in questo momento, cioè i napoletani veramente sono tutto il contrario di tutto. In un momento così topico della stagione fai sciopero del tifo. Cioè è il paradosso, però vabbè, ognuno poi ha le sue motivazioni. Io penso che questi tipi di manifestazioni potevano anche tenersele per un altro momento, però vabbè, sappiamo che Napoli e il popolo napoletano sono sempre al di fuori dagli schemi in tutto e per tutto. Detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo nel post Napoli-Milan per la live reaction, su con i cuori, su con l'anima, perché noi stasera dobbiamo andare a dar battaglia e cercare di tirar fuori il meglio di noi stessi. Come abbiamo visto, anche l'Inter rallenta, le altre davanti stanno facendo un campionato ad altalena. Dobbiamo cercare da oggi davvero dare un senso a questo finale di stagione più grande, per non solo centrare il minimo quarto posto, anche se secondo me abbiamo tutte le potenzialità per puntare anche al secondo posto. E poi con questo sogno Champions, ma questo è già un altro capitolo che lo lasceremo a suo momento. Allo stesso momento voglio rispondere a coloro che dice: ogni volta che fai live reaction dell'Inter, poi dopo, il giorno dopo, il Milan perde di qua di là. Ma a me sinceramente non me ne frega, perché io sono proprio carpe diem, cogli l'attimo, cioè io mi vivo il presente, io godo che l'Inter perde, faccio una live reaction in quel momento. E se poi gioca il giorno prima del Milan, che cazzo ci devo fare se i calendari sono questi? Allora mi devo stare zitto, muto, mi tengo dentro sta roba per aspettare chissà cosa? Che ne sai che oggi non è il tuo ultimo giorno e non me lo son goduto ieri? Aspettando Godot, stanno sempre lì nell'attesa di aspettare un evento che possa poi farti scatenare l'allegria.
l'allegria è un fattore che si vive nel qui e ora o non si vive. Quindi io mi vivo quel momento oggi. Se si perde ci può stare, se si vince sarò stracontento, se si pareggia sono contento uguale, perché comunque stiamo giocando con la squadra più forte o una delle più forti addirittura d'Europa in questo momento. Quindi di che cosa io mi, anche, cioè comunque vada ragazzi, voi dovete vivervi il momento delle situazioni. Io non sto a pensare il karma, se io faccio sta roba domani, e vabbè, è sempre amen, perdiamo, vinciamo, quello che è. Inter Fiorentina 0-1, godevo come un pazzo ieri e ho fatto la live reaction e così sarà sempre. Non sto a pensare poi che anche entro in Tifosiamo o OCV che mi mettono il karma, che prima mi fa vedere allegro e poi mi fa vedere così, perché tra l'altro io non sono uno di quei youtuber che alla fine sfascia magazzini, spacca piatti e compagnia bella. Sono uno di quelli che mantiene sempre una linea, più tirando all'ironia, alla satira, al ragionamento, cosa che altri probabilmente non fanno o sono pochi quelli che lo fanno, ok? Detto questo, sempre Forza Milan, ovunque comunque, grazie come sempre a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, a tutti coloro che si abbonano, a tutti coloro che ovviamente appena entrano nel video mettono il like d'ufficio per sostenere il canale, per stare sempre di più in questo gran calderone degli algoritmi di YouTube. Ci vediamo nel post Napoli-Milan, buona domenica, mi raccomando, concentriamoci solo su un obiettivo, punto. Avete capito quale? Ciao!